È il momento della verità, oggi è il momento assolutamente della verità perché credo che definiremo la situazione scudetto in maniera definitiva e inequivocabile. Abbiamo quattro partite su sei che mancano e con queste quattro, se tutto va bene, arriveremo al potenziale scudetto. Siamo a più 5, quindi tendenzialmente con risultati favorevoli potremmo chiuderla già oggi e regalare alla mia Lazio una... Un biscottone che potrebbe anche non bastare all'ultima. Caso strano, la perderò. E vediamo un po' cosa. Comunque, intanto l'Inter, dai, cominciamo così, battute a parte. Allora, abbiamo. Io vorrei mettere la miglior squadra possibile. Cercare di strappare veramente tutto ciò che c'è da strappare oggi. E non farei grossi cambiamenti, anche perché con l'Inter partita chiave. Va bene Pagliuca, va bene Coloncini, perdi all'Escot, andiamo così. Sono un po' preoccupato perché l'Inter è una squadra surreale. Adriano Crespo, Figo, Cambiasso, pure Xabi Alonso ci hanno messo lì in mezzo. Toldo in porta, Samuel De Wall, squadra. L'Inter ci ha avuto dei giocatori nel corso degli anni che penso abbiano fatto innamorare tutti gli appassionati di calcio, a prescindere dal tifo personale. Guardalo. Bellissima la palla. Prova ad allungartela. Lorno! Non è possibile. L'aveva. CR7 aveva fatto un altro colpo dei suoi. Comunque, anno prossimo. Da valutare. No, da valutare seriamente il passaggio all'attacco a 3. Ma è bravissimo. Ma è bravissimo. La palla voleva essere per l'esterno. Ma Mutu non lo sapeva e quindi se ne frega. E segna lo stesso. Comunque, la settimana scorsa, o meglio, sull'ultimo episodio stavo leggendo uno di voi che diceva: dicevo, comunque, è un dato di fatto che Falco le partite, quelle che contano, non le sbaglia mai. Vorrei tanto poter dire lo stesso delle carriere di FIFA. Però, su PES, effettivamente, quando ci sono partite importanti, non ne abbiamo sbagliata una. Bellissimo! No! No! Veniamo fuori sempre abbastanza bene. Speriamo di poterlo dire anche a fine partita. Bello! Troverà lo spazio per te. E la metterà! E la metterà! Vabbè, abbiamo distrutto anche questa. Abbiamo distrutto anche. E adesso sto rientrando un po' nel. Io l'unica cosa che vorrei fare, anche se, come vi dicevo nel weekly di ieri per voi. Siamo un po' in chiusura, diciamo, con PES, la nostra serie estiva. Quindi andrà prima o poi in una fase di chiusura. Però vorrei in quest'ultima fase che vivremo alla fine di questa stagione, vedere se possiamo aumentare la difficoltà. Perché siamo passati dal essere promossi con difficoltà, che è stato. Penso la parte più intensa di tutta questa miniserie, all'arrivare in Serie A e a dominarla, che è un po' un altro estremo però. È vero che abbiamo fatto un mercato che Cragnotti e Tanzi levati. Senza fare il botto, poi che è la cosa più incredibile. Riuscendo addirittura a sostenerlo. Però, diciamo che il passaggio fra... Mamma mia, Muntari! Il passaggio fra oscurità e luce luminosissima è stato un po' troppo repentino. Ecco. Willemson, che non è mancino, ma tutto il mondo crede di sì. E invece lo dimostra ogni volta che non lo è. Dai, finisce qui. Non CL, arrendiamo mai. Bello lo striscione. Chiudi là, niente. Comunque. Adesso, al di là di Williamson, che è meraviglioso, ma quanto ci starebbe bene anche Recoba dietro le punte. Il Cino. 5 tiri a 0. Abbiamo distrutto l'Inter nel primo tempo. Speriamo che si possa dire lo stesso anche alla fine, ripeto. Mamma mia, come giochiamo bene. Ma come giochiamo bene oggi. Ma... No. No. Ma la cosa più semplice. Tutto un mega triangolone che ha coinvolto 47 persone. Dice, allora come fa a essere un triangolo? Lo era lo stesso, era un triangolo palermitano, falchista e quindi coinvolgeva più lati. Questo
Qualche cambio, allora c'è Clichy stanco e quindi entra Braffide. Davanti darei un po' di respiro a CR7 in una fase in cui può farlo e darei spazio anche al nostro Bobbo. Al nostro Bobbo. È buono il cross, è buono! Niente, non era buono per niente. Però l'angolo è mio. No, vabbè. È partito Ashley! No, brutto il pallone. Comunque, è finita. Lo possiamo dire. 3 punti guadagnati. Butter col sulle, niente. Bruttissimo il tiro. Orribile. Agghiacciante. Ma va bene lo stesso. Perché quel che conta sono i 3 punti. E noi modestamente li abbiamo portati via. Allora, adesso 1000 punticini, che sono cosa buona e giusta. Sono anche i cani festanti fuori che celebrano questo straordinario risultato. Ronaldo ha preso altri punti, ma Ronaldo penso valga quanto un paio di nazioni del mondo civilizzato più sviluppato industrialmente. Allora, come stiamo messi? Sempre 5 punti di vantaggio. Quindi ancora non è matematica. Ancora non è ma c'è la Juventus che potrebbe rendere le cose un po' più matematiche. Obinna rosso con la Juventus. Io ci provo. Ci provo, de devo provarci. Per il resto mettere giusto Ashley Young al posto di cliché. Vorrei stancarlo troppo. Buffon, Zebina, Boomsong, Chiellini che faceva il terzino sinistro. Marchionne, Nedved, Del Piero e Zalaieta. Che giocatore Zalaieta, ragazzi. Quanto mi piaceva. Dai, dai. Aia. Il rischio atrocis. Brutta l'apertura, ma Carminiello c'ha 7 polmoni. Facciamo 8, non se ne parla più. Bravo Carminiello, che giocatore. Willemson è partito. La rende a Obinna. La puntata. C'hanno questa predilezione per il colpo di punta. Beh, Obinna 4. Ormai non segna più. Bravo, Brafide. CR7. Dovresti. Segui. È mia, fa che sia mia. Allora, si diceva l'ultima volta che abbiamo cambiato tiratore. È stata una cosa. CR7 non. Batte Montari? Batte Montari. Ragazzi, abbiamo scoperto che sui calci d'angolo Better Call Sulley. Chi l'avrebbe mai detto? Ale. Che cross perfetto. Telecomandato. Bene così. Tu crossa. Ma perché nessuno sa crossare nella direzione giusta? Brafide. Appoggi, appoggi. Arca miseria. Juve è già in difficoltà. CR7. La palla è buonissima, intelligentissima. Non tira però, non tira. Bravissimo Pagliuca. Quando è chiamato in causa si fa sempre trovare. È finita? Mamma mia, Pagliuca ancora. Sarebbe finita, grazie. Molto gentili. Eppure questa, devo dire, è andata. Per ora. Nonostante la mancanza di Mutu, Obinna non ha inciso, ma Willemson è incredibile come gioca quest'uomo. Obinna se la scorda. Willemson si gira. Può provare? Porca miseria. Maledetti. Ma come fa a essere sua? Bravo. CR7 va via. Non so che non lo tiene. È rigore, oh. È rigore, mi ha dato un calcio mentre passavo.
Nuia Levi, Nuia Levi. Ti porta pure al bar a passeggio e gli altri no, però. Bellissimo passaggio. Williamson. Messa in area. Ma perché così in alto? Ma perché? Maledizione. Tiro. L'avevamo chiusa. Invece no, Conclusione tempo a netta soffrire però fino per all'ultimo Williamson. secondo. Ma comunque è stato un buon tentativo. L'avevamo veramente archiviata anche Il quarto questa. uomo segnala un solo minuto di Dai, recupero. Obinna. Dai, Obinna. Con Niente. nessun modo Bravo, avrebbe bravo, va potuto fare il bene. pallone. Concessa una punizione. Bravo così. Colpo alto del Altri tre punti portiere. C'è il benedetti. fischio dell'arbitro. Allora, qui diciamo che gran parte Il merito è di giocatore Muntari più che commenta. di Williamson, perché quel calcio d'angolo è stato meraviglioso. Detto ciò, Coloscini è un fenomeno veramente incredibile, pure Lescott. Muntari sta crescendo tantissimo. Cioè, è stato un acquisto fatto quasi così, di compensazione. Che è? 5 punti? Perché mi ha fatto un bilancio come se fosse tutto definito, ma in realtà non lo è. Ne mancano 4 a fine campionato, stanno a meno 5. Bisogna insistere! Bisogna insistere! Se la Roma non vince, non so se dunque noi andremo a più 7. Con 3 da giocare, no, potrebbero ancora. Niente, dobbiamo. Se noi vinciamo, andiamo a più 8 e comunque potremmo essere recuperati. Bisogna giocare tutte e due. Diciamo che se vinciamo le prossime due, non è ancora finita, a meno che la Roma non perda un punto. Se la Roma perde un punto, vincere queste due, Merdolta. Merdolta sarebbe da comprare, eh. Nome che è tutto un programma. Ma va bene così. Ma va bene così. Sarebbe anche per Questa comporre il partita però centrocampo vede fuoco e delle fiato. meraviglie, sarebbe da prendere anche Gago, Possibilità di eh. calcio. Chiudiamola Giocatori in subito. attesa per il primo gol. Se crossa bene possono segnare Detto io. adesso. Comunque è incredibile che tanti mi dicano: vabbè, ma non crossi mai. Ma che serve? Tipo il gioco in cui Palla. crossare è la cosa più inutile della storia. Se fosse mezza volta che arriva un cross Palla doveva lungo. essere giocatore, a meno che non sia un calcio d'angolo, un calcio piazzato, lì Possesso sì. palla riconquistato qui. CR7. CR7 va via Palla lunga sul benissimo. passaggio L'hai filtrato. saltato di netto la puntata della muerte. Alla sinistra del Sempre palo. quella. Discreto tentativo. La piazzata a giro alla Depay non si riesce a Palla fare. Vabbè. illecita per Cristiano È Ronaldo. passato CR7. Si trova in area. Gli è buca le mani. Gli è Straordinario. buca le mani. Nessuno può resistere allo strapotere fisico del Sium di Palermo. Bene. L'ha Con colpita di penetrazioni petto. come se non ci fosse un domani, ci piace così, sì. Mamma mia, Scatto strepitoso, CR7, un'esecuzione una sorta eccezionale. Non di elastico fermarlo. forzatissimo, per quanto lui Ritorna potrebbe anche all'assistenza. fare quello vero, ma questo è l'elastico falchista e va Assisteremo bene a quel così. calcio. Occasione di mettere un buon È gol. buona! No, era bellissimo, per una volta che ho fatto un cross sensato, con una logica, con una 30 minuti di finalità corsa sono veramente passati. chiara, sin dal primo tocco. Vabbè. La maledizione del cross fantasma. Comunque, se in questo centrocampo con questo Muntari uno ci riuscisse a mettere dentro pure Seedorf, ragazzi, cioè, ci vengo una sfida da Marte e perdono pure quelli, Palla eh. Perché, per quanto Carminiello non è che sia. verso Cristiano Ronaldo. Tiè, Questa è una grande occasione per un attacco importante. tiè. Tiè. No, non è Cristiano possibile. mettersi in avanti Volevo con il regalare un gol pallone. all'amico Mutu. Bene, primo Siamo tempo vicini al primo ottimo. tempo. Si è Giocatori dominato, sono ha sempre fatto sempre un tiro in consapevoli porta. del Bene. coso. I giocatori cosa diranno loro in due Bene, all'attacco? bene, bene. Devo dire che non abbiamo un ruolo ora che sia realmente Inizia il scoperto. secondo Sì, tempo. potremmo essere più Viene forti sulle recuperato Ronaldo. fasce. Palla a disposizione È per un po' l'anello debole Marco. della squadra, secondo me, Pellegrino segnala quella qualcosa della parte. ripresa. Però è sempre La estremamente squadra del Napoli ha relativo cambiato campo per il secondo il tempo. ragionamento. Non è possibile! Palombo. Perché so tutti forti. Ruben Se Olivera. nel mercato Pellegrino. estivo riusciamo a prendere Marzo. due esterni forti Volpi. e un super mediano da mettere Ottimo insieme a lavoro Muntari Ruben per dare un Olivera. po' di respiro al povero Carminiello che si è Pellegrini. fatto tre stagioni di fuoco e non gliela fa più. Abbiamo una squadra perfetta.
Diciamo che potremmo spostare Willemson sull'esterno, che peraltro è una cosa che sa fare, e prendere l'amico Jokolla. Adesso Mutu. il gioco si sviluppa. Mutu. Ma perché de punta? Sta fissa con... Ma che andate tutte da Don Lurio? Sistema Punta difensivo. d'acqua. Palombo. L'inno del Palermo falchista è punta d'acqua di Don Lurio. Per Mutu. Non ci si fa, così non ci Adesso si per fa, Ronaldo. ragazzi. Divento pazzo. Buono lo scambio. Fai correre l'amico. Fai correre Stava l'amico. avanzando sulla fascia Ma non il sinistra. cross, niente. Ancora, ancora, ancora. Insistisci, insistisci. Ancora. Cristiano No. Ronaldo. Il portiere ha Prova visto la la girata palla di sfuggire prima, ma sulla non sinistra del funziona. portiere. Sbilanciato, sbilanciato. Ha Ma messo il qualcuno si piede ricorda che sinistro, era sta però ha gazzenda? lasciato Che mi perdere tormenta l'uno quel per uno. cartellone. Non c'ho memoria di Passa cosa per Mutu, fosse. Palombo. Finisce qui. Evviva. L'arbitro dice che può passare Evviva. così e manda tutti nei rigori. Alta vittoria Nono importante la minuto, Roma che ha sempre fatto. Mutu sempre sicuro Scopriamolo. dopo aver lottato per 90 Milan ha minuti con vinto. La l'orizzonte Fiorentina. La Roma ha di pareggiato. esultarlo. Attenzione, i punti sono stati persi. Quindi, 6 punti sono stati persi nel momento chiave. Vuol dire che la prossima partita è quella definitiva per lo scudo. È quella definitiva. Con il Nizza si va a cercare scudetto. Si va a cercare scudetto. Allora, io non cambio niente. Va bene così. Si va a cercare scudetto. E se ce la facciamo, ragazzi, tanta roba. Già oggi sarebbe meraviglioso poter centrare l'obiettivo. Mi permetterebbe di giocare a telecamere spente le prossime due e di riaprire col mercato, magari in diretta proprio tipo martedì. Pensiamoci, Siamo in pensiamoci. Svezia. Riusciranno a strappare una vittoria Ma e adesso a trovare l'emozione di vincere il pensiamo a turno. vincerla. Ah. Ah, Beh. il fallo? Che cazzo era? Fallo. Boh, vabbè. Sono un po' perplesso. Che poi, tra l'altro, la Champions, io non mi ricordo come funziona. Se è Cante. inserita nel campionato, se è una Cristiano. cosa a parte. Non mi ricordo nulla. Talmente tanti anni sono passati dall'ultima Ronaldo. Master che ho fatto completa che non i ricordi si mischiano. Anche per capire un Messi. po' come strutturare la prossima stagione, perché Willemson. non so se abbiamo il tempo di fare tipo Verso 50 Cristiano partite prima di Ronaldo. attaccare con i contenuti della stagione, diciamo, nuova. Pallone. Come vi dicevo, vorrei seguire un po' il lancio di PES 2023 a fine Benzema. agosto. Avremo gioco forza FIFA in arrivo, Sarri la nuova dentro. carriera lì, insomma, un sacco di cose. Dybala. Dobbiamo capire bene cosa accadrà a fine di questa stagione per strutturare bene la prossima. E in modo tale che se poi ci avanza tempo, riattacco un Cristiano. po' con qualche retrofalco calcistico, che tanto ho un'infinità di roba che possiamo andare a recuperare. Quindi le opportunità non ci mancano. Le opportunità non ci mancano, Reniero. devo dire. Di no! Di Colpo no! Ma sinistro quale dalla lontana, fallo? molto Ma interessante. quale fallo? Quindi ne parleremo in live. Mamma mia, Cristiano Pagliuca. Ronaldo. Ne parleremo bene in Il live. portiere. Si è sottoposto al test. CR7 da solo può regalarci lo scudo con Riuscirà largo anticipo. Cristiano? Niente. Beh, ha Vabbè, provato il tiro, ma non ha fatto centro. io gli incroci non sono il mio forte Sono qua. molto decisivo. Coloccini ha sbragato uno. Coloccini ha sbragato uno. Crossa. Colpo di parrucca. Trova lo spazio per tirare. No, Adesso lo Reniero. sapevo. Lo sapevo. È il gol che apre le Me marcature. lo sentivo, me lo sentivo. È incredibile, Hai me lo notato questo, vero sentivo. Mauro? Sì, senza alcun dubbio, era nell'aria. Me lo sentivo. Ma io lo Ha so toccato tanto lungo la fascia cosa devo destra. fare per vincere questo scudetto. Io lo so. E lo farò. A fine primo tempo lo farò. L'ha messa al centro. Non è Ronaldo al possibile. centro. Calcio d'angolo. Non è. Si Aspettate, difese questa volta. aspetta, aspetta. Tiratore Muntari. Ci pensa lui. No. Riusciranno a metterla dentro? Appoggiala. Ma appoggiala in area. No. Riuscirà a tenerla? Ma Ancora in attacco qui.
Oh, ma non è possibile! Ma non è possibile! Ma non è possibile! Dicevo, so cosa devo fare e adesso lo farò. Lo so. Lo so il falchismo di cosa vive di fiammate inaspettate, di giocatori, di eroi imprevedibili. E io lo so cosa bisogna fare per prendere questo scudo. Allora, intanto passare al centrocampo a un attacco a 3. 3-4-3, che va bene così. Cambio giocatore, Colocini, Fede, Alescott, Muntari, poi Brafaid, Clichy, Willemson. Ronaldo a sinistra, Mutu centrale, da questa parte Bobson. Poi ci vuole il cuore Macco, perché questa squadra senza il cuore non batte, quindi il cuore Macco. E poi io lo so, ma io lo faccio già da adesso, perché lo so. A volte servono grandi eroi. A volte Bobson e Macco. A volte servono grandi eroi e questa è una di quelle volte. Questa squadra ci porterà lo scudo, io me lo sento. Non può andare altrimenti. A volte è rimasto perché sapeva che sarebbe arrivato questo momento. Ancora la gloria. Mamma mia, sappiamo con la rapida. Finiva tutto il castelletto che mi sto a costruire mentalmente. A volte servono grandi eroi. Era rigore, oh. È rigore, eh? O vedi che a volte servono grandi eroi per grandi partite? Fermo, fermo, fermo. Seleziona tiratore. Lo so. È il momento. È il momento. È il momento. È il momento. A volte ci sono giocatori che fanno la differenza solamente in determinate partite. E questa è una di quelle volte. Grande, a volte si prende rigore e lo trasforma. Mi sarei tagliato le mani pur di tirare centrale, perché avessi orientato da qualsiasi parte sarebbe andato in curva e lo sapevamo tutti. A volte ha dato la carica. A volte ha dato la carica. No. No. Bravo. Andiamola a vincere. Andiamola a vincere. Ora serve il gol di Bobby. 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 Ci potrebbe essere Ora serve il gol di un'occasione Bobby. qui. No! Non è possibile. Fuori dal difensore. Ancora. Sulley. Porco Lottano per il pallone in mezzo all'area. tutto! Centrerà il A bersaglio. morte! A morte! A Tempistica morte! Lo favolosa, sapevo! aspettando il momento. Che è? È buona, sì! A Altro gol. morte! A morte! Lo sapevo! Doppietta! Pallone Quando più dentro gli conta! interventi. È stata una mummia per tutta la stagione! Ed è uscito fuori quando contava! Non era una mummia! Si stava caricando! Era in criosonno! Era il criosonno di Avorte, la sua tecnica segreta! Che è stata svelata solo oggi, nella sua magnificenza, per portare lo scudetto a Palermo. In questo incredibile recupero, io lo sapevo, cosa ci voleva per vincere oggi. Non erano grandi statistiche, giocatori di rilievo, ma erano grandi uomini, con grandi cuori. Che giocatore a volte, che giocatore. L'uomo delle grandi partite. Gioca 2 partite l'anno, anzi una. Colpo di testa a liberare. Sta tutto l'anno a caricarsi. Poi Compagno libero. arriva la partita della vita e lui non la sbaglia. È una sentenza, a volte sentenza, a volte Perfetto addormentato, tempismo ma ed eccellente movimento sulla palla. l'importante è far pesare. Ma Il c'è cronometro gloria anche indica per Bobby? 5 minuti al termine dell'incontro e il vantaggio è solo di un gol. Tiro. No, la tripletta di a volte sarebbe stata poetica, a L'arbitro ha dir segnato. poco. A dir poco. La mette in mezzo. No! Mazza, Gol comunque Muntari dell'Inter. batte dei calci d'angolo che so spaziali, veramente. Numero uno, altro che David Beckham. Sulle Muntari. Bravo, a volte che lotta su tutto. Vedete, è riconoscibile.
È irriconoscibile! Ma porta lo scudo lui a casa! Lo sapevo, lo sapevo, ormai mi conosco. Ormai mi conosco. I giocatori, l'allenatore, lo staff, ma soprattutto i tifosi sono letteralmente in delirio. Ma sì, abbracciamoci e compenetriamoci tutti. Dovunque voi siate, ricorderete a lungo la giornata di oggi. Sono campioni. È sempre bello vedere una partita così combattuta e soprattutto abbiamo visto i campioni di fronte a noi. Io lo so, io la cosa folle è che io ne ero certo. Cioè, partita completamente imballata nel primo tempo per ragioni che non si capiscono, onestamente. E io sapevo che l'unico modo per sbloccarla era a volte. Ok. La serie della vita, veramente. Io... Ma perché l'alza Brafaid? Dai, ma doveva essere a forte. Poi perché ha rallenti in questo modo? Ale! Bene così. La squadra più probabile di sempre. Strappa uno scudetto surreale. Stanno appoggiati sul niente tutti quanti. Bellissima sta cosa. Con tutte le mani dove non c'è niente su cui poggiare. Che campione. Anche della Pegna, contento. Non si sa. Dicevo, io ho rubato l'anno dei stipendi. Hai visto che campione, ecco. Bene così. Io per certi versi la chiuderei qua, serio, perché... Cioè, questo livello di epicness credo che sia sinceramente inarrivabile e impossibile da replicare. Cioè, abbiamo vissuto tutto, in tre stagioni tutto. Cioè, la mancata promozione, in una maniera meravigliosa, per quanto amara. L'effettiva promozione, in maniera rocambolesca e incredibile. E poi al primo campionato in Serie A, lo scudetto. Con doppietta di avvolte nella partita decisiva. Cioè, io più di questo, manco se lo sceneggiassi volutamente, riuscirei a fare. Quindi è effettivamente... Anche il tifo fuori, non si sa bene per quale motivo. Non so se si sia sentito, ma... bene! È una squadra incredibile. Una squadra incredibile, veramente incredibile. Ho anche l'obiettivo da master, così, a buffo. Bene! Ragazzi, io direi che per adesso ci salutiamo qua. Ci vediamo martedì, così ci facciamo due chiacchiere. Capiamo un po' cosa fare, eventualmente facciamo mercato. Martedì pomeriggio, poi vi faccio sapere l'orario. Sarei tendente un po' sul presto stavolta, tipo le 4, le 5, però vi farò sapere l'orario. Poi eventualmente se in tanti mi dite no, Falco, troppo presto, falla la sera, la faremo verso le 6, le 7. Insomma, vediamo un po' come riusciamo a incrociarci. Ad ogni modo, è andata alla grande. Io nel frattempo giocherò le due partite che mancano, che sarebbero completamente inutili ai fini del nostro scudetto. Siamo a 68 punti. La Roma sta a 7 punti, quindi non può più recuperarci. La Lazio è uscita dalla zona calda, finalmente. 29 punti, quindi si è salvata, forse, anche la Lazio. Che cosa buona e giusta. Abbiamo condannato il Nizza alla Serie B con questa... anzi, a volte ha condannato. Io ho fatto niente, ha fatto tutto lui. Quindi, ragazzi, io per adesso vi saluto, vi ringrazio come sempre. Noi ci vediamo martedì.